quali sono i diritti d'autore? Sono questi qua, è tanta roba. Cioè, per adesso abbiamo parlato del diritto d'autore come se fosse un tutt'uno, in realtà è un, si dice un fascio di diritti, perché effettivamente sono tanti diritti raccolti in un unico concetto, in un unico, che poi, come dire, nascono in capo di un unico soggetto che è l'autore. Dopo ve la zoom, avete pazienza, adesso era per farvi vedere la, diciamo, la distribuzione ad albero di questi diritti, no? Quindi, c'è una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. I diritti di tipo patrimoniale sono, come dire, quelli che servono a remunerare l'autore per la sua attività creativa, no? Chi di lavoro fa, lo scrittore o il musicista, deve trovare il modo di, come dire, riuscire a finanziare la sua attività grazie a questi diritti, che dopo vi faccio vedere meglio. Il nostro sistema, che è figlio del diritto francese, della rivoluzione francese, considera anche un aspetto invece personale, cioè dove il diritto d'autore ha una valenza non tanto remunerativa e patrimoniale, ma proprio di legame reputazionale e creativo che l'autore ha con le sue opere, i famosi cosiddetti diritti morali. Adesso vi faccio vedere, poi vedete che zoomo proprio le tre colonne. I diritti morali d'autore sono, allora, sono simpatici, divertenti, ma creano un po' di scocciature, perché essendo inalienabili e inestinguibili vuol dire che non ci ritorniamo mai di torno. Non ci sarà mai un contratto di edizione, un contratto di cessione di diritti in cui questi vengono ceduti da un altro soggetto e allora adesso si gestisce lui, perché questi rimangono sempre attaccati e sempre nella disponibilità dell'autore originario, perché sono legati alla personalità dell'autore, quindi è lui che deve gestirli. Ed essendo inestinguibili, alla morte dell'autore sono gli eredi che vanno avanti e proseguono a gestire, a difendere questi diritti. In realtà, come adesso vediamo, scattano solo in alcune particolari situazioni, no? Non è così frequente. Il primo è più semplice, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, c'è sempre la possibilità dell'autore di chiedere di essere riconosciuto come autore anche quando qualcuno si è dimenticato, non ha inserito il nome sull'opera. Poi c'è il diritto, che è quello forse più frequentemente azionato di fronte ai giudici, su cui si fa ancora leva abbastanza spesso, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. E poi il diritto di rivelarsi, di far riconoscere il giudizio della sua qualità di autore anche in caso di opere anonime o pseudonime. C'è un autore che per anni magari si è firmato con uno pseudonimo oppure non si è mai firmato, può decidere, cambiare idea e chiede di essere riconosciuto come autore. Infine c'è questo strano diritto, articolo 142, il diritto di ritirare l'opera dal commercio per garanzie morali, cioè si parla più grande di opera appunto destinata alla distribuzione in copie. È previsto dalla nostra legge che l'autore si penta, in caso di grave ragione morale può chiedere che vengano ritirate le copie dal commercio. In realtà c'è una fregatura a questo diritto, perché la legge, adesso l'articolo non l'ho messo tutto intero, però l'articolo dice che il ritiro del commercio deve essere fatto a spese dell'autore, quindi se l'autore chiede, è lui a chiedere il ritiro dell'opera, deve indennizzare tutti i soggetti che sono rimasti incolpevoli e inconsapevoli di questa sua scelta, no? Editori, distributori, coloro che... Quindi è un diritto che poi di fatto non si esercita così spesso, perché costa caro, e quindi ci sono altri modi, si aspetta che l'opera cada nell'oblio. Però vi chiedo solo il primo, perché il secondo, scusate, che è quello che magari crea un po' più di dibattito. Secondo voi qual è un caso in cui una modifica a un'opera può essere lesiva della reputazione dell'autore? Qualsiasi esempio, però ce ne sono alcuni abbastanza classici, abbastanza noti. Un caso in cui la modifica di un'opera può essere lesiva della reputazione dell'autore, quindi i suoi eredi, ad esempio, ed è successo anche agli eredi di Toscanini poco tempo fa, hanno fatto causa su questa cosa, quindi anche a distanza di secoli o di tanti anni, di decenni, certi tipi di usi eccedono diciamo questo diritto, e quindi o l'autore o i suoi eredi dicono no, io chiedo al giudice che venga impedita questo tipo di attività, questo tipo di modifica. Nessuno viene in mente un esempio. Questa parodia. Ecco, la parodia è un esempio classico. Allora, la parodia dipende quanto è parodia e quanto è svilente nei confronti dell'opera originale. La parodia è la parodia del Francesco sul fantasma. Quella non la conosco, buon esempio. Perché quella è la parodia che ha scritto tutto per intero. Allora, in generale le parodie, come dire, l'aspetto ironico e sarcastico della parodia stempera un po' anche l'eventuale lesione della reputazione dell'autore.
Ci sono dei casi in cui invece non c'è nulla a stemperare questa lesione, la lesione è abbastanza palese. La chiave si dà una chiave di lettura che porta ad una visione quasi deformante di quella che era originaria, quindi esatto. Può essere strumentalizzato. Che è esattamente quello, ma un esempio concreto? Cioè quando un'opera viene snaturata, quando se ne prendono solo alcune parti. Per esempio che ne altera una rappresentazione di un'opera con una regia che ne altera l'originaria versione, l'originario obiettivo. Per esempio è successo per le rappresentazioni in opera di opere liriche oppure Ok, sì. Ci stiamo avvicinando, io ne faccio uno un po' più forte, più classico, che è quello del musicista di un'opera musicale che viene utilizzata come inno di un partito neonazista o razzista o terrorista. Ok? Lì cosa succede? Il brano musicale in realtà non viene neanche tanto modificato, se viene semplicemente cambiato il nome, non so, era un brano romantico dove c'era tutto dedicato ad una persona, ad un'amata, e il nome dell'amata viene sostituito con il nome del partito o con il nome della nazione che... quello è un caso che in realtà è successo neanche tanto tempo fa. Brani di musica classica che vengono presi come inni per questi partiti. Quindi i diritti d'autore, quelli economici, patrimoniali, sono scaduti, perché sono brani di musica classica, sono passati i famosi 70 anni dalla morte dell'autore, quindi in realtà si potrebbero usare, salvo andare a toccare un aspetto morale che l'autore o i suoi eredi alza la mano e dice no, fermi tutti, qua abbiamo superato quel limite. Ok? Questo era l'esempio più classico, però anche i vostri, cioè, pian piano ci stiamo avvicinando. Adesso, da qua in poi, vi invito, cioè visto che abbiamo capito di cosa si occupano questi diritti morali, vi invito a, come dire, dimenticarvene, perché tanto, come abbiamo detto, essendo inalienabili e inestinguibili, ed essendo legati solo a queste quattro fattispecie ben specifiche, difficilmente vi ci troverete ad averne a che fare, nelle licenze, nei contratti di cessione, non li troveremo mai, perché essendo inestinguibili e inalienabili, non troveremo mai un contratto che si occupi di questi concessioni. Perché tanto, cioè, ogni tanto qualche avvocato ci casca, ed è un avvocato che non ha studiato, perché se metti in un contratto una clausola di cessione dei diritti morali, oltre a dimostrare che non hai studiato la materia, fai sì che quella clausola sia nulla, perché non ha senso, è insensata, perché stai cedendo un diritto che per legge invece viene dichiarato inalienabile. Ok, quindi li abbiamo imparati, li abbiamo conosciuti, adesso mettiamoli da parte, perché in realtà il grosso della vita, dell'attività, del diritto d'autore, anche quella che facciamo noi avvocati per fare consulenza su contratti e licenze, si svolge su questi diritti qua, che infatti vengono chiamati, come ho scritto nella slide in basso, diritti d'autore in senso stretto. Cioè quando si sente nel linguaggio giornalistico comune hai ceduto i diritti d'autore, tizio, fatto un... sono questi qua, ha ceduto i diritti esclusivi d'autore alla casa editrice, alla casa discografica, sono questi qua. Perché questi invece, come vedete, sono alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro. Alienabili, guai se non fossero questi, perché il loro lavoro è proprio quello di essere ceduti in cambio di remunerazione economica. Quindi il loro lavoro è proprio quello di essere ceduti per poter permettere all'autore di tenere su dei soldi, delle percentuali sulla base degli usi che vengono fatti della sua opera. Questi sono i famosi diritti che durano 70 anni dalla morte dell'autore, 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, sottolineo tra parentesi, perché non sempre le opere si scrivono da sole, ma a volte c'è un'attività coautoriale. Quindi, classico esempio, Lennon McCartney, che firmava i brani dei Beatles, quando scadranno i diritti dei Beatles? Considerato che John Lennon è morto nell'80, quando è che scadono i 70 anni? Ok, non si sa, la risposta è non si sa ancora, perché bisogna aspettare che muoia Paul, e poi si partono. Quindi, un sacco di tempo ancora. Perché quindi, cioè, della lunga vita di Paul McCartney si stanno avvantaggiando anche gli eredi di John Lennon. Sì, ho capito che potrebbe essere morto nel 62, questo è un sosia, c'era questa leggenda per cui forse è già morto. Battute a parte, no? Questo classico esempio è il famoso sosia, quindi tutto il discorso. Ok? Questi sono, vedete, gli articoli dal 12 al 18 bis, l'ultimo lasciamolo perdere, però il diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, che è il diritto di fare copia, riprodurre vuol dire fare copia, quello che gli americani chiamano copyright, no? Il diritto di fare copia, questa roba. Il diritto di trascrivere l'opera,
esempio, se qualcuno di voi avesse un registratore, stasera va a casa, si sbobina tutta la mia conferenza, in realtà il diritto sulla roba lì ce l'ho io, perché era un diritto di trascrizione, ok? Il diritto di eseguire e rappresentare lo stato di quell'opera è quello che si paga alla SIAE quando si organizza uno spettacolo. Fate lo spettacolo di fine anno, oppure fate la serata in galleria, fate il matrimonio o la festa della comunione, dovete pagare la SIAE perché siete in un ristorante. È questo diritto qua, tutte le volte che c'è un'esecuzione e una presentazione in pubblico dell'opera. Il diritto di comunicare al pubblico l'opera, il diritto di distribuire l'opera, distribuire è legato strettamente a quello di riprodurre, cioè faccio le copie e poi le devo distribuire. E quello è un diritto separato, infatti ci sono soggetti che di lavoro fanno i distributori, no? Soprattutto nell'ambito editoriale e cinematografico e musicale. È il diritto di tradurre l'opera, l'articolo 18 si occupa di tre diritti: tradurre, modificare e lavorare l'opera e produrre, raccogliere le opere, quindi pubblicare l'opera in raccolta. Il diritto di tradurre l'opera è un diritto a sé stante, io posso decidere di cederlo, vedete che qua diceva che i diritti sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, no? Io posso decidere di cedere ciascuno di questi diritti a dei soggetti separati. Se io sono Umberto Eco, posso decidere di fare dei contratti di traduzione con singole agenzie, no? Per il tedesco ho la mia agenzia di fiducia in Germania, per il francese ce n'ho una, ok? Perché ho un potere contrattuale tale che mi permette di dettare delle condizioni specifiche per i singoli usi. E poi infine c'è il diritto di noleggiare l'opera e autorizzare il noleggio in prestito. Alla fine c'è questo diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte non scritte, non ci interessa più di tanto perché è un non copyright, cioè un diritto che si occupa di opere che non hanno copie, cioè di opere che hanno un unico esemplare, no? Le incisioni, i quadri, le sculture, le installazioni, quindi è un diritto molto molto di nicchia che si occupa del campo, che non credo che interessi più di tanto voi, a meno che forse in un liceo artistico può esserci questa esigenza. Oltre a questi, che sono i diritti dell'autore vero e proprio, ci sono i diritti di altri soggetti, vengono chiamati diritti connessi, proprio perché sono diritti, vedete qua come ho messo l'asterisco, connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica. Grazie. Diritti esclusivi su attività simile o connessa a quelle tutelate dai diritti d'autore in senso stretto. Quindi non sono diritti dell'autore, per quello li chiamano connessi, perché non appartengono a soggetti che fanno di lavoro l'autore, ma fanno altre cose. Fanno delle attività, passatemi la metafora, che servono a confezionare l'opera per essere resa fruibile. Classico esempio, il produttore discografico. Il produttore discografico non è l'autore dei brani. L'autore dei brani è l'autore dei brani, è quello che ha scritto le musiche e le parole. Ma è quello che, nella maggior parte dei casi, ha un ruolo determinante per decidere come deve suonare un disco, come deve essere distribuito, come deve essere promosso, perché è il proprietario, è il titolare dei diritti sul master, quindi tutte le copie che vengono svolte da quel master, vengono fatte da quel master, devono passare attraverso la sua autorizzazione. Quindi è un diritto a sé stante, che però non ha nulla a che fare con l'attività di creazione dell'opera, ma appunto un'attività più che altro di produzione e confezionamento. Lo stesso discorso vale per il produttore di opere cinematografiche e audiovisive. C'è poi questo diritto che pesa tantissimo nell'economia del copyright, che è il diritto relativo alle emissioni radiofoniche e televisive. Questo a volte è addirittura scollegato da un'opera dell'ingegno, da un'attività creativa vera e propria. Pensate a tutti gli eventi sportivi, ad avere l'esclusiva della Champions League o della Formula 1. All'inizio dell'anno si fanno le aste per vedere chi offre di più ad avere l'esclusiva. Ci sono un sacco di soldi sotto e quello lì non c'è. Trasmette una partita di calcio, sotto non ha un'opera dell'ingegno in senso proprio, perché 22 persone che ricorrono un pallone non sono una delle opere dell'ingegno che abbiamo visto prima, l'elenco, no? È un evento sportivo, però genera un diritto che è quello appunto di pura emissione radiofonica o televisiva e che sposta un sacco di soldi tutti gli anni. Questo a conferma del fatto che questi diritti non sono i fratelli poveri dei diritti d'autore, anzi a volte pesano, a livello economico pesano di più. Pensate quello successivo, diritto degli artisti e esecutori. Quante volte siete andati a vedere un film senza sapere chi era il regista, ma sapendo chi erano gli attori protagonisti, no? Uguale. Il regista, che è il principale autore, nel senso con la maiuscola di un film, spesso rimane in secondo piano e invece sappiamo che c'è DiCaprio, sappiamo che c'è Julia Roberts, sappiamo che c'è, ok? Perché è così, perché il mercato del cinema si è evoluto in quella direzione. E quindi, se tu vuoi Julia Roberts nel tuo film,
paghi tanto, la paghi tanto. Lei vivende non la sua attività autorale, perché non sta creando lei il film, ma la sua interpretazione e la sua notorietà. Quello è un diritto connesso. Poi ce ne sono altri che magari interessano appunto l'ambito accademico, i diritti relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, un caso un po' particolare, i diritti relativi alle edizioni critiche scientifiche di opere di pubblico dominio, i diritti relativi ai bozzetti sceneteatrali, i diritti relativi alle fotografie, ecco, questi sono importanti, la fotografia, quando non è la fotografia creativa ma è semplice fotografia di documentazione, rientra tra i diritti connessi e non i diritti d'autore. Questa una situazione, una particolarità proprio tipica della nostra legge italiana. Anche i diritti relativi al ritratto, no? I famosi diritti di immagine. C'è una categoria professionale che divende la sua immagine, provate a pensare chi sono. Cioè, quando di lavoro non creano ma non interpretano nemmeno, cioè vivendo la loro bella faccia, la loro presenza. Testimonio. I modelli, i fotomodelli, le fotomodelli. Se tu vuoi Cristiano Ronaldo per la pubblicità del dopo barba, vuoi la foto di Cristiano Ronaldo con il mano dopo barba, paghi la sua bella faccia, tu non stai interpretando un'opera in quel momento. Il diritto d'autore in realtà è del fotografo che scatta la foto, ma chi è che sa chi è sto fotografo? Probabilmente nessuno, fotografo, tranne i casi in cui chiamano gli Euro Toscani a fare la pubblicità perché vogliono, ok, casi particolari, ma la maggior parte dei casi tu sai chi è il testimonial, sai di chi è il diritto d'immagine, questo diritto del ritratto, e non sai di chi è il diritto d'autore. Ok? Quindi vedete che in alcuni casi addirittura passano in primo piano i diritti connessi rispetto ai diritti d'autore. Ok? Questo è un po' tutto il quadro. Poi abbiamo lasciato fuori rispetto al nostro schemone, abbiamo lasciato fuori l'equo compenso, il diritto sui generis, perché ovviamente non ce la facciamo con i tempi che abbiamo per trattare tutto, poi è troppo complesso. Però abbiamo esaurito, diciamo, le tre colonne principali. Adesso avete un'idea un pochettino più completa e complessa di quello che è il diritto d'autore. Sappiamo di cosa ci stiamo occupando. Le licenze, la parte finale che vedremo oggi sulle licenze open, sono proprio degli strumenti che licenziano, passatemi il termine, cioè rilasciano, gestiscono questi diritti, tutti questi diritti, tranne i diritti morali, perché i diritti morali, abbiamo spiegato prima, sono inalienabili, quindi non avrebbe senso gestirli all'interno di una licenza.